Sono qui con Andrea Rinaldi che poco tempo fa ha fondato la sezione locale Vallo Torchiara dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Presentaci in poche parole. Dunque, innanzitutto ringrazio tutti gli iscritti, tutti coloro che si sono iscritti fino a questo momento e invito tutti coloro che lo vogliono a tesserarsi, possono benissimo mandare un messaggio sulla nostra pagina Facebook dove troveranno anche la mail. Questa, diciamo, la sezione nasce da un'esigenza sentita, che è quella di riportare sul territorio una discussione su una tematica importante, che è quella appunto dell'antifascismo e della resistenza. E sostanzialmente dico già da ora che la maggior parte del lavoro che andremo a svolgere sarà all'interno delle scuole con i ragazzi per cercare di sensibilizzarli e riaprire appunto un dibattito che manca sul territorio. Quindi questo progetto partirà a settembre, diciamo, il primo progetto Sì, dell'associazione. Sì. certamente sì. Sappiamo che anche a Sapri c'è una sede dell'ANPI e ti volevo chiedere solo una cosa, solo una domanda. A chi dici, ci sono molti, chi con, non dico con cattiveria, con malignità, dicono cosa serve adesso fare una sezione ANPI? È anacronistica, non c'entra niente più, ormai è una cosa passata. Tu cosa rispondi, No, diciamo, a chi fa queste critiche, rispondo, tra virgolette? certo, rispondo che sostanzialmente una società senza memoria storica è una società perduta. Oggi più che mai, dove il concetto di fascismo probabilmente si è evoluto, c'è bisogno di trattare, cioè di riaprire un dibattito su questa tematica, riportando, come dire, facendoci portatori di quei valori e di quelle storie di uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e per la democrazia. Aggiungo io anche perché in altri stati, oltre ai movimenti di estrema destra in Italia, in altri stati ci sono governi che, seppur eletti democraticamente, stanno prendendo la via del fascismo. Prendiamo per esempio l'Ungheria di Orban, come sempre su tutti. Va bene, io ringrazio Andrea Rinaldi per essere stato qui. Buona giornata a tutti.